Con questo evento la città metropolitana vuole rappresentare a tutta la cittadinanza quello che è il suo impegno nell'ambito della formazione professionale. Noi stanziamo di concerto con la Regione tramite il Fondo Sociale Europeo ben 90 milioni e mezzo su tutta la formazione professionale del territorio. E conosciamo qual è il ruolo strategico e soprattutto rilevante per quanto riguarda l'integrazione della popolazione straniera presente sul nostro territorio. È una forma di integrazione socio-economica di natura professionale che accompagna chi raggiunge la città metropolitana di Torino in un percorso, per carità, abbastanza complesso sotto certi aspetti perché diverso da quello degli autoctoni e che comprende percorsi anche caratterizzati da moduli specifici come quello lì per esempio di educazione alla cittadinanza oltre che chiaramente della comprensione linguistica. Riteniamo fondamentale quello di dover continuare in questo senso perché la forma di integrazione maggiore che possiamo avere per la popolazione straniera che oggi comunque comporta sicuramente un rallentamento della decrescita demografica che stiamo vivendo, consideriamo che solo nel 2017 il 19% delle nascite sono a carico di famiglie straniere, a questo punto bisogna intervenire ed impegnarci ancora di più per rendere questa integrazione quanto più fattibile.